La personalità multipla, nota anche come disturbo dissociativo dell'identità, è una condizione psicologica che vede una persona alternarsi tra due o più personalità distinte. La complessità della mente umana ha da sempre affascinato e deluso il nostro desiderio di comprensione. Uno dei fenomeni più intriganti e mal compresi è il disturbo dissociativo dell'identità, noto anche come personalità multipla. Questa condizione si manifesta quando un individuo ha due o più personalità distinte, ognuna con i propri comportamenti, ricordi e pensieri. Le prime tracce di questa condizione risalgono all'antichità, ma è stato solo nel XIX secolo che è diventato oggetto di studio scientifico. Uno dei primi pionieri nello studio della personalità multipla fu Pierre Janet, uno psicologo francese. Nel 1880, studiando pazienti con sintomi isterici, notò che avevano episodi in cui sembravano essere persone completamente diverse. Nell'era vittoriana, la condizione veniva spesso associata all'isteria o a possessioni demoniache. Ma con l'avvento della psicanalisi, Sigmund Freud e i suoi contemporanei iniziarono a vedere queste manifestazioni come frutto di traumi e repressioni dell'inconscio. Uno dei casi più notevoli tra quelli pubblicati riguardò una paziente di nome Elena, nel 1925. La donna, allora 25enne, era una insegnante di pianoforte. Fu ricoverata in una clinica psichiatrica di Milano diretta dal dottor Morselli. Durante il colloquio la ragazza si rivolse al medico in perfetto francese. Il dottore le chiese come mai parlasse in quella lingua essendo italiana. La paziente, con sorpresa, rispose che stava parlando in italiano. Riferì di avere la sensazione che le stesse capitando qualcosa di strano. Persone che le leggevano nel pensiero, voci che l'accusavano di cose terribili. Inoltre affermò che il padre era morto, il che non era vero. Mentre Morselli effettuava la visita neurologica, Elena cadde in uno stato di letargia che durò alcuni minuti. Al risveglio riprese a parlare in italiano e fu sorpresa nel vedere accanto a sé il medico. Da quel momento le due identità, francese e italiana, iniziarono ad alternarsi. Se desideri conoscere il seguito di questa storia, scrivilo nei commenti e non perderti i prossimi video. Nel XX secolo, con la crescente comprensione della psicologia e della neurologia, la personalità multipla è stata riconosciuta come una vera e propria condizione clinica. Tuttavia, la sua causa esatta e i metodi di trattamento sono ancora oggetto di dibattito. Oggi, la diagnosi e il trattamento del disturbo dissociativo dell'identità richiedono una profonda comprensione e sensibilità. Mentre la società ha fatto progressi nel riconoscere e sostenere chi soffre di questa condizione, la strada verso una piena comprensione è ancora lunga. La mente umana è un labirinto di emozioni, ricordi e personalità. Il disturbo dissociativo dell'identità. Ci ricorda quanto sia fragile e misterioso l'equilibrio interno che tutti cerchiamo. Riconoscendo e comprendendo il disturbo dissociativo dell'identità, possiamo aiutare chi ne soffre a trovare un senso di unità e pace interiore. Se il video è stato di tuo interesse, scrivilo nei commenti e iscriviti al canale. Grazie per la visione